Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati su questo canale. Do nuovamente il benvenuto al professor Edoardo Ciampi questa sera per parlare di un autore irlandese, no? Nato a Belfast, Clive Staples Lewis, autore molto famoso, conosciuto universalmente per le cronache di Narnia che sono state anche trasposte al cinema di recente, ma come vedremo, autore molto importante, autore di tanti altri libri, non solo di narrativa, ma anche di saggistica. Quindi faremo un ritratto di questo autore, come sempre, invitando poi all'approfondimento e alla lettura di queste opere. Quindi non pongo tempo in mezzo, lascio la parola a Edoardo Ciampi che ci introduce Clive Staples Lewis. Grazie, grazie Barbara. Sì, Clive Staples Lewis, che veniva chiamato Jack dagli amici, quindi quando vediamo dei riferimenti anche a testi autobiografici come quello fondamentale Sorpreso dalla gioia, che invito chi volesse appunto approfondire la figura di non solo biografica, ma anche insomma il pensiero di Lewis è suggeribile. Dicevo, Jack, il suo nomignolo, col fratello si relazionava con questo nome. Irlandese di nascita, hai detto bene, te a Belfast, quando Belfast era ancora Irlanda intera, perché solo nel 21 ci sarà la divisione in Irlanda nel nord e nel sud. Indubbiamente era un'area anglicana, quindi lui nasce in un contesto di cultura anglicana e di tradizione religiosa anglicana. Poi diventerà inglese d'adozione, in quanto poi si sposterà e a parte la sua infanzia, la sua adolescenza, la gran parte della vita si svolgerà sull'Isola Maggiore e quindi in Inghilterra. Lui è noto, come hai detto giustamente te, insieme a Tolkien, per essere stato uno dei padri della cosiddetta narrativa fantasy, che è un termine un pochino così di effetto che però tutto sommato andrebbe un pochino corretto. Di fatto, quella che è considerata narrativa fantasy è una vera e propria epica mitopoietica del XX secolo, ossia è un qualcosa di assai importante nella storia della letteratura. Il merito maggiore va a Tolkien, che nel 1936 iniziò attraverso lo Hobbit per poi sviluppare fino al 55, l'altra saga del Signore degli Anelli, poi c'è anche il Silmarillion e così via. E poi seguita anche da Clive Staples Lewis, dal 50 al 56, scrive le cronache di Narnia. Come dicevo, è importante avere qualche informazione pure del suo background, diciamo, giovanile, adolescenziale, e Sorpreso dalla gioia, questo libro che ho citato prima, dà informazioni attendibili dei suoi anni dell'infanzia, del suo dolore per la morte della madre a soli 10 anni, del fatto che il papà decise, un avvocato d'origini gallesi, decise di mandarlo insieme al fratello maggiore Warren in una scuola inglese del Hertfordshire. Poi, peraltro, una scuola inadeguata, come racconta lo stesso Lewis, che era giovanissimo a quell'epoca, ma insomma si rendeva perfettamente conto dell'inadeguatezza di chi conduceva questa scuola, inadeguatezza psichica, soprattutto di questo Oldie, di questo preside della scuola, che era un personaggio davvero ai limiti della follia. Nel 13, all'età di 15 anni, c'è un evento, l'abbandono della fede cristiana. Lui non è che aveva avuto una grande educazione religiosa, però insomma aveva una base cristiana anglicana. All'età di 15 anni, complice sicuramente la cultura dell'epoca che si produceva nelle scuole, e quindi abbandona la fede e completa gli studi al Malvern College nel Worcestershire. E guadagna poi l'accesso all'Università di Oxford, ma interrompe subito diciamo, l'accesso in quanto partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Combatte sul fronte francese, viene ferito
dal cosiddetto fuoco amico, anche a quell'epoca c'era il fuoco amico, e quindi fortunatamente, grazie a questa ferita, viene dimesso e evita, come tanti suoi amici, di finire la sua giovane vita sulla terra francese, in una guerra che poi, insomma, apparteneva agli inglesi fino a un certo punto. Nel 1931 avviene un passaggio abbastanza importante dall'ateismo al cristianesimo anglicano, complice il signor Tolkien proprio, in quanto loro si frequentavano, si conoscevano, avevano discussioni filosofiche e attraverso una serie di chiacchierate, di confronti, lui torna alla religione cristiana. È simpatico un passo proprio da Sorpreso dalla gioia, dove praticamente dice: l'amicizia con Tolkien segnò il declino di due antichi pregiudizi. Alla mia venuta in questo mondo mi avevano tacitamente avvertito di non fidarmi mai di un papista e apertamente, al mio arrivo alla facoltà di inglese, di non fidarmi mai di un filologo. Tolkien era l'uno e l'altro. Quindi c'era questa. D'altronde, sai, nell'Inghilterra anglicana i cattolici erano considerati papisti, ma con un termine decisamente spregiativo, insomma, come Sì. dire, il papista, va de retro il papista. E quindi lui, diciamo, perde questi due antichi pregiudizi, è molto carino, ironico in queste sue dichiarazioni. Comincia ad interessarsi anche di teologia cristiana. E scrive su alcune riviste teologiche, una di queste l'ho tradotta 2 o 3 anni fa, è stata pubblicata dai quaderni della Sapienza dell'edizione Irfan, e si intitola Cristianesimo e Cultura ed è tratta da una rivista Theology del 1940, una raccolta di articoli che uniti insieme. Quindi comincia a interessarsi anche di teologia, quindi vediamo un aspetto che fino a 10 anni prima, insomma, lui era completamente ateo e quindi sembra curioso, ecco, insomma, ecco, vi leggo un passo proprio tratto da questo Cristianesimo e Cultura per capire anche il linguaggio in cui lui si cala. Il nostro ozio, persino il nostro gioco, è una questione molto seria. Non v'è campo neutro nell'universo, ogni centimetro quadrato, ogni secondo viene affermato da Dio e controreclamato da Satana. Una visione della vita che in ogni secondo, ogni centimetro, anche in un momento di passatempo che non sembra così determinante in termini morali, etici, invece lui afferma che ogni piccolo momento, ogni centimetro quadrato della nostra vita, intesa in termini spaziali, ogni secondo in termini temporali, deve essere riconosciuto in gloria di Dio, altrimenti c'è il rischio che venga reclamato da Satana. Assieme a John Ronald Reuel Tolkien, questo Reuel è un nome ebraico, significa amico di Dio, e ad altre personalità del mondo accademico culturale di Oxford, tra le quali Charles Williams, che era un occultista affiliato alla Golden Dawn, Owen Barfield, che era un antroposofo, e Hugo Dyson, un anglicano esperto di William Shakespeare, ecco, ritorno al nostro Shakespeare. Lewis partecipa alle attività, agli incontri del cosiddetto gruppo degli Inklings, i cosiddetti scribacchini, tra gli anni, soprattutto tra gli anni 30 e gli anni 50, ad Oxford. Su questo è strano il tipo di. È un gruppo decisamente eterogeneo. Non è omogeneo perché abbiamo un papista, l'abbiamo visto prima, quindi un cattolico in Inghilterra che è già cosa rara. Abbiamo Lewis che fino a anni prima era un ateo e ora è anglicano. Abbiamo un antroposofo e io credo che l'antroposofia di Rudolf Steiner, io credo nelle passate, nel tuo canale ci siano degli interventi, mi pare di Marletta che abbia parlato di questo tema. Ma non mi vorrei sbagliare. Poi abbiamo Charles Williams, un occultista affiliato alla Golden Dawn, anche qui credo che voi ne abbiate trattato questo aspetto inquietante, insomma, dell'Inghilterra di quest'epoca, dedita alla magia, all'occultismo.
occultismo, se non al satanismo, insomma, ecco, stiamo parlando di personaggi che frequentavano questa associazione, come Aleister Crowley, per capirci. E poi alla fine c'era anche un certo Hugo Dyson, appunto abbiamo detto, un anglicano, che anche lui collaborerà insieme a Tolkien alla conversione di Lewis. Quindi ecco, questo è il background culturale da dove viene Lewis. Tra l'altro su questi Inklings sarebbe bene fare degli approfondimenti. Anzi, a proposito, c'è un progetto editoriale, un piccolo editore di Sanremo, lo Studiolo, che ha inaugurato il circolo Inklings, dove sono state già fatte alcune pubblicazioni, e mi è stato chiesto appunto di dare un piccolo contributo. Io credo che a breve manderò un lavoro di lettere scelte, e ho fatto una selezione di lettere ai bambini. Clive Paul Lewis aveva una ricchissima corrispondenza con i bambini, bambini che leggevano le sue opere, e quindi una volta letto i primi due, tre titoli della saga di Narnia erano ansioso di vedere il quarto, il quinto. Poi quando arrivarono all'ultimo ci rimasero tutti malissimo, e che Lewis aveva detto basta, non ne farò più, mi dispiace. E quindi sono davvero molto tenere queste lettere, una tenerezza davvero che è una caratteristica di Lewis. Il rapporto con i bambini di Lewis è davvero molto bello, molto intenso. Da questo punto di vista qualcosa del genere si potrebbe dire anche di John Ruskin, un altro personaggio inglese che mi è caro. Ecco, dicevo, quindi una raccolta di lettere ai bambini. Poi c'erano delle lettere immaginarie che... quelle di Berlicche che conosciamo tutti, farò una selezione, ma anche quelle a Malcolm, lettere più teologiche, nonché alcune lettere sto raccogliendo da tradurre, inviate a Bad Griffiths, che è un frate benedettino che ebbe una profonda esperienza spirituale in India, diciamo negli ashram fondati da quei sacerdoti francesi, Lesseau e Monchenin, che cercavano di trovare un discorso, un dialogo tra il cristianesimo e l'induismo. Ho qualcosa anche della sua diciamo, professione di insegnante all'università. Fu docente di lingua e letteratura inglese all'università di Oxford dal 25 al 54, e di letteratura medievale e rinascimentale a Cambridge dal 54 al 63. Infine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trasferì in una casa di campagna nell'Oxfordshire chiamata The Kilns. Le case in Inghilterra, le villette, tendono ad avere tutto il loro nomignolo, insomma. E in questa abitazione lui si dedicò alla scrittura della saga di Narnia, almeno la sviluppò. Ecco, insomma, questo è un piccolo quadro, diciamo, della sua vita. Lui morì tutto sommato abbastanza giovane, all'età di 63 anni. C'è un episodio anche importante del suo matrimonio con una donna divorziata americana, la quale poi morì per una malattia gravissima. C'è tutta la sua testimonianza del dolore accanto a questa donna, nel diario di un dolore. Ci sono tanti aspetti della biografia di Lewis che si potrebbero mettere in evidenza. Peraltro c'è stato anche un film, adesso non ricordo il regista, ma l'attore è Anthony Hopkins, che appunto in persona la parte di Lewis, che è anche un film interessante, devo dire la verità, non è esaustivo ovviamente, però dà un quadro interessante dell'epoca. Che dire del suo pensiero? Beh, Lewis ha avuto molte influenze. Da giovane, da bambino, era affascinato dalla cultura nordica, dalla cultura dell'Edda, tutte queste saghe nordiche lo affascinarono. Poi rimase sconvolto crescendo dalla musica di Wagner, correlata appunto anche qui a tutte le saghe nordiche. E quindi poi pian piano si avvicinò attraverso gli studi, abbiamo detto quelli che fece, ma lui ebbe anche la fortuna di frequentare un insegnante privato, ne parla proprio nella sua Sorpreso dalla gioia, in quell'autobiografia, un insegnante privato che, suggerito dal papà,
gli diede davvero strumenti di approfondimento per poter arrivare all'università ben rafforzato con la lettura dei classici, l'approfondimento della lingua latina. Lewis parlava correntemente la lingua latina, anzi esiste una pubblicazione che raccoglie gli scritti, le lettere che si scambiarono Don Calabria, un sacerdote cattolico italiano, e lui in lingua latina. Quindi ecco per dire il livello della sua conoscenza della lingua latina. E quindi attraverso anche gli studi della letteratura latina e della letteratura greca venne a conoscenza anche dei miti greci. E alcune sue opere risentono, soprattutto future, sto pensando al romanzo A viso scoperto, risentono di questo, chiamiamolo, di questo intrecciarsi dell'aspetto della mitologia nordica e di quella invece mediterranea, che sono decisamente diverse. È un particolare questo aspetto di Lewis che almeno in quel romanzo emerge con molta forza, ma anche altrove si può notare. Il suo pensiero, sì, stavo dicendo, da giovane si dedica appunto a queste, cioè aveva queste due influenze mitologiche, poi indubbiamente si avvicina attraverso la conversione alla teologia cristiana, sicuramente ha studiato e approfondito insomma i padri della Chiesa e si vede che c'è dietro una preparazione di base notevole, ma ha avuto anche modo di entrare in contatto con quel mondo dell'occulto, non a caso negli Inklings aveva due interlocutori con i quali sicuramente aveva un rapporto di amicizia, che insomma frequentavano ambienti di quel tipo, però lui ebbe la fortuna, come ebbe modo di dichiarare proprio nella sua autobiografia, di non cedere alla lusinga della magia, di non cedere all'occultismo, a quella sete, a quel desiderio frenetico, che lui lo definisce proprio una sorta di malattia o di dipendenza che porta poi le persone in situazioni abbastanza drammatiche, se non tragiche, perché insomma i contatti con certe forze in ambito di queste ritualità, chiamiamole così, magiche, se non addirittura sataniche, possono creare sulle persone problemi di tipo psicofisico non indifferenti, insomma, fino a portare a morti improvvise, insomma, ma al di là di questo. E quindi lui era consapevole che aveva la forza per poter stare distante. Infatti lui queste conoscenze di tipo esoterico ne fa, le mette nel paniere come suo, diciamo, come sua armi da poter sventagliare soprattutto nei romanzi, non certo nei saggi. Nei saggi c'è un taglio più ortodosso, tende insomma a trattare la teologia cristiana, ma nei romanzi, soprattutto nella trilogia o anche a volto scoperto, emergono in queste sfumature anche di tipo occultistico, nonché anche degli aspetti legati al gnosticismo, soprattutto nella trilogia spaziale. Lì c'è una cosmologia che fa pensare un pochettino alla cosmologia gnostica, il demiurgo, gli arconti e così via, anche se poi può essere letta e coniugata anche in versione, diciamo, da una prospettiva cristiana, come angeli, arcangeli e così via. Insomma, questa è un po' la grandezza della cultura di Lewis. Vogliamo parlare della narrativa, adesso cominciamo a parlare delle cronache di Narnia. Sì, che sono la sua opera più famosa. Esatto, esatto. Quella che immediatamente viene alla mente quando si cita questo autore. Esatto, infatti prima parlavamo ogni tanto con te dell'editoria, ebbene gli editori che hanno stampato queste cronache di Narnia hanno fatto i quattrini a quell'epoca, anche se oggi le difficoltà degli editori sono davvero notevoli, perché vendettero, furono tradotti in tantissime lingue, vendettero migliaia, migliaia, migliaia di copie. È una saga composta di sette libri che sono stati scritti in epoca differenti e poi sono stati organizzati con una loro cronologia. E sono ambientati nel mondo immaginario di Narnia, che è un luogo fantastico. Tra l'altro il nome è venuto in mente a Lewis, indovina un po', dalla nostra Narni, città
del centro Italia. È un mondo fantastico in cui gli animali parlano, la magia è cosa comune e si rinnova quella classica lotta tra il bene e il male che vediamo svolgersi anche sulla nostra terra. E, tra l'altro, ci sono collegamenti con il mondo reale, insomma, i personaggi, gli eroi sono una famiglia, sono quattro bambini di una famiglia. Durante il periodo della guerra, che poi appunto scoprono questa dimensione, delle porte di passaggio per entrare in una dimensione diversa. Recentemente la Walden Media ha prodotto un ciclo di tre film, non li ha fatti tutti e sette, posso intuire anche il perché. A prescindere so che erano molto, molto costosi e quindi nonostante ebbero un successo enorme, stiamo parlando di film pubblicati nel 2005, 2008 e 2010, Le Cronache di Narnia, Il Leone, la Strega e l'Armadio, il primo forse il più noto, Il Principe Caspian e poi Il Viaggio del Veliero. Probabilmente si sono fermati a tre anche perché ci voleva tempo a pubblicare questi film, a girarli e organizzarli, a produrli. E il tempo passava e questi ragazzi crescevano, insomma, infatti già nell'ultimo film si vede la bambina piccola che insomma di bambina ha ben poco e quindi probabilmente per quel motivo, per motivi anche economici, hanno deciso di interrompere la saga. Il destino anche della saga di Harry Potter. Harry Potter, bravo, gli cresceva la barba, non potevamo vedere il bambino con la barba. Sì, Tra l'altro lo stesso Lewis sulla cinematografia era stato abbastanza pesante, era andato molto pesante, infatti il figlio quando concesse i diritti, probabilmente ben pagati, insomma probabilmente non si era riletto questo passo, è un passo che leggo volentieri, che è ripreso da Altri Mondi, una raccolta di saggi vari. Lewis dice: nulla di più disastroso dell'opinione che il cinema possa e debba sostituire la narrativa popolare scritta. Gli elementi da esso esclusi sono precisamente quelli che danno alla mente non istruita il suo unico accesso al mondo della fantasia. La macchina da presa è la morte. Ecco, questo dice Lewis della cinematografia. Ma guarda che c'ha una logica tutto quello che ha detto. Attenzione, perché il cinema da un punto di vista esclude, anche se arricchisce da altro, dice ma io vedo ci sono le musiche, c'è il movimento, però taglia anche tante cose, restringe l'immaginazione e da un punto di vista è una forma di morte, Quindi lui era abbastanza critico quando ha scritto questi testi, già c'era una certa cinematografia, oggi si è sviluppata molto di più. Devo dire, i tre film io li conosco e li ho apprezzati tutti e tre, insomma, ma ovviamente leggere i sette romanzi o i sette racconti, perché non è che siano romanzi enormi, però tutti e sette, insomma, diventano un qualcosa di corposo. Quindi queste sono Le Cronache di Narnia. I temi che emergono nelle Cronache di Narnia quali sono? Dicevamo la lotta tra il bene e il male, indubbiamente. Anche in queste Cronache di Narnia emergono idee ed elementi della mitologia greca e romana, nonché racconti tradizionali britannici o delle fiabe irlandesi, nonché la tematica cristologica, si pensi al leone che muore, si sacrifica e poi risorge, è decisamente un'allegoria cristiana. Quindi anche qui in queste Cronache di Narnia emergono quei temi, tutto il background della cultura mitologica di Clive Staples Lewis. Bene, quindi Cronache di Narnia, questo sono, io invito solamente ad approfondirle e a leggere. I personaggi appunto fanno parte di questa famigliola inglese dove il papà è andato in guerra e la mamma cerca di badare a questi ragazzi e nel primo libro delle cronache li invia, si usava durante la guerra inviare i ragazzi in campagna per evitare i bombardamenti e in campagna andranno ospiti di un professore che verosimilmente ha connotati autobiografici con Lewis, insomma questo professore probabilmente è Lewis stesso. Un altro testo narrativo che ha avuto un successo enorme, probabilmente
anche maggiore, no, maggiore di quello di Narnia probabilmente no, in termini di vendita di libri, però lui raggiunse una notevole notorietà attraverso questo testo, furono le lettere di Berlinghe, scritte nel 1942, addirittura gli fecero meritare la copertina settimanale del Time, nel 1947, 5 anni dopo, la copertina del Time è dedicata a Lewis e alle sue lettere di Berlinghe. Le lettere di Berlinghe cosa sono? Perché il titolo è un po' ambiguo, perché Berlinghe non è decodificabile. Praticamente è un'insolita corrispondenza tra un funzionario di Satana, certo Berlinghe, e un suo nipote, che è un apprendista diavolo custode, tra virgolette potremmo dire, non angelo custode, e che è decisamente un po' un fessacchiotto, un tontolone, insomma, si fa sfuggire tutte le anime, sbaglia in continuazione, e lì c'è chiaramente questo Berlinghe invece che lo riprende, lo bastona, lo critica, quindi queste lettere sono, la genialità sta in quest'idea, un'idea che peraltro Lewis sottolineò che gli costò molta fatica e anche molta sofferenza, perché riuscire a mettersi a pensare diciamo da una prospettiva del male gli ha costato molta fatica e molta sofferenza. Comunque in queste lettere emergono una serie di geniali riflessioni sulla natura umana, si nota la tendenza di Lewis a recuperare il senso del peccato che ormai era stato banalizzato dalla società contemporanea, ma non è un'opera moralistica, bacchettona, tutt'altro, cioè è un'opera ricca di ironia, se c'è qualcuno che si vuole fare 4 risate, se le farà, è un riso amaro, perché poi si riconosce nella propria persona, nella propria vita, come tante volte siamo stati anche noi preda di certi giochini fatti da queste forze, chiamiamolo, del male. Quindi l'opera è ironica, decisamente ironica, sono lettere immaginarie. Tra l'altro l'ironia è elemento essenziale di tutta l'opera di Lewis. La biografia, abbiamo detto, Sorpreso dalla gioia, c'è tanta ironia. Anche nelle cronache di Narnia si può rilevare, ma soprattutto nelle lettere di Berlinghe, anche nei romanzi più seri, più drammatici, anche come la trilogia, emergono degli spazi di ironia davvero tutta da gustare. In fin dei conti queste lettere di Berlinghe danno una precisa constatazione teologica. Dicono che mentre gli angeli e gli arcangeli vivono nella grazia di Dio, i diavoli, che sono nell'ambito dell'anomalia del male, devono faticare in continuazione per nutrire la menzogna, a differenza della verità, che in effetti non ha bisogno di un ulteriore ricarico di verità. E di qui molteplici passi falsi prodotti da Malacoda, che sarebbe questo diavoletto un po' imbranato, che vengono rimbeccati in continuazione da Berlinghe, che invece è il diavolo smaliziato, è diretto interprete del pensiero di Satana. Anzi, leggiamo un passo di queste lettere per far capire anche un po' a chi ci ascolta il tono. Allora, qui a parlare è appunto Berlinghe che dà la lezione al suo sottoposto e dice: «Tutte le virtù sono per noi meno formidabili una volta che l'uomo è consapevole di possederle, ma ciò è vero in modo particolare dell'umiltà. Per Giove, ma io sono umile». E quasi immediatamente l'orgoglio della sua stessa umiltà, farà la sua apparizione. Se s'accorge del pericolo e tenta di soffocare codesta nuova forma d'orgoglio, fallo inorgogliere del suo tentativo, e così di seguito. Ora, attenzione, chi è che ha un minimo di prospettiva religiosa della vita, tradizionale della vita, sa che in questo giochino ci si casca, che è una bellezza, e lui lo mette in evidenza, l'orgoglio dell'umiltà, uno degli orgogli peggiori, come anche se invece da un altro punto di vista il pericolo dell'occultismo è l'orgoglio di potere, di raggiungere chissà che cosa, di tutt'altro che umiltà,
Chi invece si muove su una strada religiosa deve stare proprio attento a queste cose. L'orgoglio di chi va a messa la domenica è convinto ad andare in paradiso. E queste sono tutte forme pericolosissime di orgoglio. Non è che è così che ci si fa santi, anzi, sanno operare bene certe forze manovrate da Berlicche. Ecco, Berlicche è il direttore d'orchestra. Si arriva poi ai filantropi, no? Oh, bravissima! È chiaro, quelli sono proprio buoni, quelli fanno del Sì. bene a tutti, abbiamo visto recentemente. Oh, visto che aveva avuto un successo enorme questa lettera di Berlicche, fu sollecitato più volte a scrivere una sequel. Lui più volte rifiutò perché, ripeto, aveva sofferto, questa operazione gli aveva costato fatica e sofferenza, però alla fine fece qualcosa di leggermente diverso e l'ha chiamato il Brindisi di Berlicche, The Toast. Questo Brindisi si svolge in inferno. Si svolge in inferno dove tutti quanti i diavoli non sono più delle lettere, ma c'è una discussione, un monologo di Berlicche che praticamente dice: ormai abbiamo vinto sulla terra, andiamo alla grande. Pensa che addirittura parlava della scuola: abbiamo ottenuto dei successi enormi sulla scuola. Ah, sulla scuola abbiamo fatto uno scempio. Pensa che mi sono inventato una parola. Si chiama trauma. Ah, col trauma abbiamo svoltato. I bambini hanno il trauma. Allora, alzare i voti, tutti promossi. Anzi, se c'è qualcuno troppo bravo, abbassiamolo. Abbassiamo, se no i ragazzi hanno il trauma, quello è troppo bravo. Mi fa pensare questo a una distopia di Vonnegut, che si intitola Bergeron. Adesso non mi ricordo il nome del personaggio, comunque il cognome è Bergeron. Dove in una società futura, la società, appunto chi guida questa società, tende a equiparare tutti quanti. E se ci sono persone troppo brave, abbassarle. Se sono alcuni atleticamente bravissimi, di andare a fare le gare con i pesi alle gambe, perché se poi arrivano primi, poi gli altri ci rimangono male, poverelli, potrebbero avere il trauma. Cioè, ti rendi conto di dove siamo arrivati anche al pensiero? Comunque. È un po' anche quello che accade con il cosiddetto woke, cioè che basta che uno si alzi e dica I'm offended, non si può più Certo. parlare. Chiunque Guarda, può essere offeso da qualsiasi cosa. ma mi hanno raccontato degli amici che hanno avuto i figli negli Stati Uniti d'America e in alcuni stati è impossibile lì davvero, bisogna stare attentissimi a quello che si dice, i bambini vengono manipolati in una maniera. Sta succedendo questo e di più, insomma. Comunque sulla scuola mi piacerebbe un giorno, magari se riusciremo magari a coinvolgere anche Gianluca Merletta, che ha fatto dei lavori interessanti, specifici sulla scuola, mi piacerebbe fare un qualche cosa di approfondimento, che meriterebbe. Ma torniamo al nostro Lewis, Clyde Staple Lewis. Quindi abbiamo parlato delle lettere di Berlicche. Due parole le vorrei dire anche, oltre alle lettere di Berlicche, a un altro testo che tutto sommato, diciamo, non rientra nei grandi romanzi perché è piccolino, è un racconto, anzi è considerato un sogno, l'ha definito lui, ed è Il Grande Divorzio. È un testo del 1945. Per certi versi, è sulla scia dell'idea di Berlicche, perché qui abbiamo un qualcosa di molto diverso, ossia. È il tentativo da parte del divino di riconciliarsi con gli esseri umani trasportandoli in gita con un surreale autobus, indovina proprio sul paradiso. Il problema è che molti, che partono tutti contenti, entusiasti, poi alla fine si portano su nel paradiso tutti i loro nodi irrisolti, tutte le loro difficoltà, e comunque si trovano in questo paradiso che gli appare duro, gli appare ostico, gli appare, perché giustamente sono legati, sono ancora vincolati alla terra, sono attratti dalla terra. E quindi se la maggior parte di questi poi, finito il viaggio, se ne vogliono tornare indietro. È stata una bella gita, abbiamo visto il paradiso, però fammi ritorno a casa che ho le mie cose da fare. E, tra l'altro, questo titolo, Il Grande Divorzio, che non avevo capito quando acquistai il libro, pensavo addirittura fosse un qualcosa di teologico, dico, ma che ci avrà a fare? In effetti ha a che fare con la teologia, ma non con il divorzio, anche perché insomma erano anni diversi, il 1945. L'allusione al titolo è avere il coraggio di abbandonare la vita montana e le cose terrene a favore della libertà paradisiaca. Era questo il grande divorzio che si auspicava Lewis. Perché se non c'è questo abbandono,
della vita terrena, delle cose, degli attaccamenti a questa, non si può apprezzare neanche il paradiso. Si vuole tornare lì o addirittura si cerca l'inferno. È un po' anche il concetto del nirvana, di abbandonare quello che ci lega alla terra negli aspetti più anche dolorosi, perché in fondo il distacco anche dalla sofferenza per quella che è la beatitudine. Ma qualsiasi attaccamento a quel punto, anche la famiglia, il padre e la madre, certe parole di Gesù Cristo sono abbastanza forti al riguardo. Non so se ricordi alcuni passi, come dire, devi mollare tutto, padre, madre, lascia perdere. È perché poi è una rinuncia totale, è una rinuncia al proprio ego, è quello il nemico, il primario, e sta dentro di noi. E quindi chi è che lo vuole cacciare fuori? Ce lo teniamo ben stretto, dice, ma come, io ho faticato una vita, fammi questo bel leghetto e tu me lo vuoi levare così, d'amblè. Invece quella è l'unica cosa importante da fare nella vita. Ma sono anche le dipendenze affettive che a volte ci legano, certo, a persone negative, a questioni, a situazioni negative, di dipendenza appunto. Sì, sono tutte le dipendenze, tutto ciò che è il mondo. Cioè, bisogna morire prima di morire, come si suol dire. Poi, passiamo ai romanzi veri e propri, non che gli altri non erano romanzi, ma insomma, qui quando parliamo della trilogia spaziale, una trilogia che uno sente il nome, dice, ah, trilogia spaziale, vabbè che ci stanno gli extraterrestri, gli UFO. No, no, è tutt'altro. Nella trilogia spaziale Lewis dà un saggio attraverso tre romanzi, uno del 38, Lontano dal pianeta silenzioso, uno del 43, Per Elandra, e uno del 46, Quell'orribile forza, dà una visione intanto cosmologica particolare. Come dicevamo prima, c'è il riferimento chiaramente al sistema solare come principio ordinatore e armonizzante di tutti i pianeti. E questo già emerge dal primo romanzo, Lontano dal pianeta silenzioso. Il pianeta silenzioso è la Terra. E indovina come mai è diventato silenzioso? Perché non è in grado più di comunicare, di parlare. È un pianeta ormai decaduto, che non è più in armonia con le sfere, soprattutto. Perché è tenuto, è guidato, è retto da un, chiamiamolo, angelo decaduto. Lewis chiama queste figure angeliche gli Eldil, che sono delle entità superiori. Poi ci sono degli Eldil particolari chiamati Oyarsa, che sono chiamati a governare dei pianeti. E qui ecco si possono intravedere dei riferimenti gnostici che sicuramente Lewis conosceva bene. La Terra, che si chiama Tulkandra, secondo appunto questa visione cosmologica di Lewis, è stata affidata appunto a un Oyarsa corrotto, una sorta di Lucifero, un angelo decaduto, insomma, per capirci, che ha distorto le leggi superiori e ha soppresso il suono della Terra rispetto all'armonia delle sfere. Ecco perché il pianeta è silenzioso. E in questo pianeta ci sono due personaggi che saranno determinanti nella trilogia, c'è l'eroe, il filologo Ransom, e lo scienziato, invece direi pazzo, ma insomma lo scienziato pazzo si usava dire una volta, insomma lo scienziato Weston, più che uno scienziato, diciamo, è uno scientista, un superbo scientista. Qui nell'uso dei nomi, Ransom, che significa riscatto, mi fa pensare vagamente un po' all'uso che usava anche Dickens, dei nomi un po' strani, ma che comunque avevano dei significati allegorici. Anche Weston, se andiamo a vedere, c'è un bel West che fa pensare all'Occidente, e un bel On che è più che acceso, insomma, ben acceso, insomma, e rappresenta bene infatti il pensiero occidentale, gli aspetti più deteriori del pensiero occidentale. D'altronde mi ricordo che anche in un film famoso come il Truman Show, il demiurgo che stava sulla Luna, se non sbaglio, si chiamava Christoph, e anche lì abbiamo un Christ e un Off, uno spettro, si potrebbe pensare, però insomma forse sono mie fantasie. Comunque questi due personaggi, il filologo Ransom e lo scienziato Weston, partono per una serie di vicende sul pianeta Malacandra, che sarebbe il pianeta Marte. E lì hanno una serie di avventure. Ovviamente Weston va su questo pianeta con la sua mentalità
scientista che vuole appropriarsi di tutto e di tutti, non ha pietà per nessuno, sacrifica tutto alla sua scienza, che è la sua divinità. E Ransom invece, che è un filologo che riesce a entrare in contatto con queste creature del pianeta di Malacandra e ne coglie anche gli aspetti culturali, gli aspetti diciamo da rispettare, insomma, come un essere umano rispetta il creato. E quindi questo primo volume, questo primo romanzo introduce appunto, come dicevamo, un pochino anche la cosmologia e i personaggi, ma di fatto, se devo dire la verità, sono i due romanzi successivi che sono più densi, più belli, più affascinanti, più appassionanti. Ovviamente suggerirei di leggere tutta la trilogia completa, perché anche in questo primo testo ci sono tanti spunti interessanti. Il secondo romanzo è Perelandra. Perelandra è invece un altro pianeta che corrisponde a Venere ed è un pianeta giovane, nuovo, dove praticamente sta nascendo una nuova umanità, una nuova vita. Ebbene, lo scienziato Weston, questo novello tentatore che abbiamo già conosciuto prima, ha la buona idea di andare su questo pianeta per cercare di infettarlo, ma non infettarlo con un virus, ovvero con un virus, sì, il virus del pensiero umano decaduto, il virus della mentalità, per l'appunto scientista che rappresenta questo personaggio, e fa dei tentativi rispetto a due personaggi, uno maschile e femminile, il re e la regina, che sono i prototipi di questa nuova generazione, che dovranno prima o poi incontrarsi, e quindi Weston va a solleticare a mo' di serpente in questo nuovo Eden, e Ransom interviene attraverso l'aiuto anche degli Eldil, che gli danno la possibilità di giungere su questo pianeta, interviene a salvare la situazione, quindi pur con pochi mezzi, pur con poca consapevolezza, una sorta di si presenta nudo e senza alcuno strumento, alcuna arma su questo pianeta, perché così gli era stato imposto dagli Eldil che l'hanno trasportato, è una sorta di mezzo uomo, potremmo dire, alla Hobbit, e qui ritorna anche un po' il tema di Tolkien, eppure questo mezzo uomo attraverso un po' la conoscenza delle lingue, quindi riuscire a entrare in contatto con più facilità rispetto a Weston, con questo re e questa regina, e un po' una sua fede pura, riesce a evitare questa, chiamiamola, infezione. Tra l'altro, di questo Lewis aveva già parlato in un saggio. Nel saggio ti andrò a citare in Religioni e viaggi interspaziali, tratto da L'ultima notte nel mondo, appunto quella raccolta di saggi che ho curato per l'editore Castelvecchi, dice: prima d'ora mi sono chiesto se le vaste distanze astronomiche non possano essere precauzioni di Dio a mo' di quarantena, impediscono la diffusione di infezione spirituale da parte delle specie decadute. Attenzione, una riflessione molto, molto interessante, cioè lui vedeva queste distanze così notevoli, una sorta di quarantena da parte di Dio. Poi veniamo fuori da una situazione di Covid, sappiamo cosa significa la quarantena e altro. Quindi per impedire una diffusione di infezione spirituale da parte di una specie decaduta. Ora, la specie umana in decadenza, se andava su un pianeta vergine come questo, la appestava. Quindi lui in un saggio già aveva avuto questa intuizione, un saggio del 43, in effetti più o meno contemporaneo al romanzo, e probabilmente ci ha costruito il romanzo, che è decisamente affascinante, è onirico, è pieno di suggestioni. Poi la descrizione di questo mondo, di questo Venere, con queste isole ricche di piante, con frutti affascinanti dai sapori incredibili, merita la lettura, ma anche lo scontro, i mezzi, pur
poveri, deboli di ransom con i quali lui, con i quali si impegna a fermare Watson. C'è un momento proprio che c'è uno scontro proprio a mani nude dentro una grotta al buio, dove in effetti Weston si rende, dove perfettamente si rende conto Ransom, appunto il filologo, di stare a lottare contro il male. Il male rappresentato da Weston in questo caso. L'ultimo di questa saga si svolge sulla Terra. Abbiamo visto quindi il primo parte in Terra, parte sul pianeta Marte, ovvero Malacandra. Questo secondo principalmente si svolge su Perelandra, appunto Venere. Qui invece ci troviamo sulla Terra. E il libro, attenzione, abbiamo parlato, anzi io ho visto che su questo canale è trattato spesso il tema della distopia. Di primo acchito potrebbe sembrare quell'orribile Forza, il romanzo del 46, una vera e propria distopia kafkiana, una distopia da incubo. Ma in realtà non è la creazione di un mondo possibile. Risulta altresì una sorta di profezia. Oggi, peraltro, decisamente riconoscibile, ed è triste riconoscerlo, ma è così. Mostra infatti le fasi intermedie, perché insomma lui scrive questo romanzo nel 46, le fasi intermedie di quel progetto antico che oggi sta trovando piena realizzazione, ovvero la manipolazione delle scelte delle masse da parte di ristrette elite di potere guidate da vere e proprie forze infere, o meglio sataniche. Questo è il messaggio che manda, che lancia quell'orribile Forza. Questa lobby viene incarnata in nell'INS, che è praticamente un'associazione di ricerche scientifiche, è una sigla, INCE è scritto, che è una lobby di potere, insomma, che ha a servizio la politica, il sistema giudiziario, le forze dell'ordine pubblico, nonché l'informazione. Guarda un po', e vuole dominare il mondo chiaramente per poter perpetrare una malefica volontà che non ha niente poi di così razionale, cioè cercare l'interesse, perché noi cerchiamo giustamente razionalmente tante volte di capire ma come mai ci sono degli interessi economici, sì magari ci stanno, poi si arriva a certi punti che dici ma qui c'è proprio un qualcosa di una volontà proprio di malefica e basta, non c'è altro, e qui viene indicato. Ovviamente questa associazione, questa realtà si muove a livello universitario, accademico, quindi si è ha comprato dei terreni in cui ha delle strutture diciamo di tipo accademico, scientifico, ha acquistato dei terreni sui quali ha dei progetti, per esempio accanto a questa struttura abbiamo un'area boschiva che è stata acquistata, nella quale si dice che, anzi loro avevano fatto ricerche che ci fossero residui della presenza del mago Merlino, della forza mitica del mago Merlino. Entriamo appunto qui nell'aspetto mitico nordico, britannico, legata al mago Merlino. E quindi loro vorrebbero, visto che praticano questi scienziati che lavorano all'INCE, praticano di fatto la magia, sono dei maghi, chiamiamoli scientisti, spesso è difficile riconoscere la differenza tra i due, e hanno peraltro come finalità per l'appunto lo sviluppo di tutto ciò che possa accrescere la loro potenza, e quindi ovviamente ricercano forze dormienti come quella di Merlino, che potrebbe, se asservita al loro sistema, potrebbe davvero portarle alla definitiva vittoria nel loro delirio di onnipotenza, credono in questa. Però in realtà sembra che abbiano fatto i conti senza l'oste. Questo aspetto di fare i conti del male, che fa i conti senza l'oste, torna più volte nell'opera di Lewis. Anche ne abbiamo parlato prima dei diavoli di Berlicche, che comunque hanno
agiscono comunque nell'anomalia del male. Ne abbiamo parlato anche nei Brindisi di Berlicche, dove c'è questa commemorazione in inferno, tutti convinti della vittoria, ma siamo sicuri che la vittoria sarà da quella parte. E anche qui c'è questo ottimismo, sì, Merlino ce lo porteremo dalla parte nostra, in realtà le cose vanno diversamente, in quanto un altro personaggio, un certo Mark, era stato lusingato dal Lynch per lavorare come giornalista o come collaboratore. Lui entrerà poi in contatto con Ransom insieme alla moglie e insieme potranno collaborare in un progetto di riavvicinamento con Merlino, che ha tutti gli interessi a seguire invece la pulizia e la purezza del pensiero di Ransom, e a scontrarsi poi in una sorta di scontro finale apocalittico con le forze del male. Quindi attenzione, anche se il finale è positivo, chiaramente positivo, ma con l'intervento degli Eldil e delle forze dei vari pianeti, che secondo Lynch non avrebbero potuto superare chiamiamo il muro creato dalla sfera lunare, invece di fatto è stato possibile questo ed altro. Però nonostante, ripeto, sia un finale positivo, è comunque un monito notevole e assai profondo all'umanità sul fatto che il male comunque sta lavorando alacremente in questi ultimi tempi e produrrà indubbiamente uno scontro nel quale bisognerà sapersi schierare. Ora, il personaggio principale, Mark, la moglie, capiscono che Ransom sta operando nel bene, si schierano con il gruppo organizzato a Ransom, e insieme a Merlino riusciranno, e gli Eldil che sopravveniranno dalle sfere celesti, riusciranno a debellare questo male. Merita la lettura di tutta la trilogia. Io ne ho dato un quadro così appena accennato, forse anche non così chiarissimo, però insomma non è così facile raccontare un romanzo del genere, che merita di essere letto. Vogliamo dire qualcos'altro di Avviso Scoperto, che è quel romanzo appunto che è un po' una sorta di remake di Amore Psiche, di fatto, che viene trattato da Lewis però non in maniera letterale, in modalità letterale, ma la storia viene a dipanarsi da un punto di vista interno al contesto di un altro personaggio, una certa Ural, che si potrebbe essere definita la figura ombra di Psiche, che è la sorella maggiore di Psiche. Mentre Psiche riesce a attraversare, chiamiamo, lo specchio ed entrare nel mondo reale che vi è dietro attraverso una vicenda che poi ricalca appunto il vecchio mito, insomma, l'incontro con la divinità e l'obbligo a non guardarla in volto e così via, che conosciamo tutti. La sorella invece non riesce a comprenderla, si trova ancora dinanzi a questo specchio, e quindi non può fare che guardare se stessa, mentre Psiche è passata, è andata di là, è entrata nel mondo fantastico, nella reggia del divino. In una seconda parte del romanzo poi è Ural stessa, questa sorella in età avanzata, che riflette sulla vicenda della sorella, che ormai dopo tanti anni, dopo la vicenda col dio Eros, è rimasta irreperibile, ed ha una mente predisposta in maniera diversa rispetto al suo atteggiamento precedente, riconosce gli errori, anche il fatto di aver forzato Psichea ad andarsene o a vedere in volto il Dio, con chiaramente la risposta, la reazione irreparabile dell'abbandono, e quindi c'è una sorta di pentimento e di comprensione di quello che è stato la vicenda della sorella. Ma a parte i romanzi, vorrei anche dire qualcosa, bravo, se tu non hai qualcosa da chiedermi, perché insomma io sono andato un po' a ruota libera su questi romanzi, ma insomma è più che altro dire qualcosa degli scritti di un autore che meriterebbe grande attenzione. Lewis appunto ha un taglio diverso nella saggistica, sia queste sfumature o queste allusioni di tipo esoteriche o gnostiche che sono evidenti nella trilogia e in altre opere, non traspaiono più di tanto nella saggistica, che è una prospettiva religiosa, teologica, morale, quindi esoterica, che è l'incontrario di esoterico, ma comunque di livello assai elevato.
Quindi non pensiamo di andare a leggere il saggio di Lewis e trovare la pappardella teologica che si trova in tanti scrittori, insomma, che si definiscono teologi. Lui di fatto nei suoi scritti è uno dei pochi autori contemporanei cristiani che ha denunciato apertamente le illusioni ideologiche del mondo moderno, quindi gli pseudomiti classici osannati e accettati dal modernismo, ovvero il progressismo, lo scientismo, una certa democrazia, l'evoluzionismo, e quindi era un personaggio un po' scomodo, fuori dalle righe, fuori dalla cultura ufficiale, chiamiamola così, del mondo occidentale. Per certi versi molto vicino a quella cultura che oggi definiamo di studi tradizionali o perennialista, mutati, cioè, non confondendolo col lavoro di Huxley, no? Mi viene in mente anche la filosofia perenne di Huxley, che tra l'altro Huxley è un personaggio, come abbiamo detto, che morì lo stesso giorno di Lewis, ma è decisamente diverso. Sono due figure complementari per quest'epoca, cioè che rappresentano la seconda, diciamo, del XX secolo in maniera esauriente, tutte e due, però decisamente diversi. Provenienze anche Bravo, sociali. oh, ottimo. Background sociale: una cosa la famiglia di Huxley, straricchi, una cosa è un bambino che rimane orfano di mamma. Il papà era un avvocato non così facoltoso. Sì, li manda a studiare, ma trova la scuoletta così da poco, da ragazzi. È un ragazzo che ha avuto tante sofferenze nella scuola, perché nella scuola c'era altro che il bullismo che facciamo noi in questi college inglesi. C'erano situazioni pesantissime, con tanto di sanzioni corporali, non solo da parte dei professori, ma proprio da parte dei cosiddetti nonni, il nonnismo, no? La Sì, baronia, lui li sì, sì. chiama i baroni, li chiama. Nonché realtà anche di pederastia che lui mette in evidenza, peraltro con molta saggezza, fa delle riflessioni sul tema, un tema delicatissimo, molto illuminanti. Invito ad andare a leggere, è Sorpreso dalla gioia, perché è un'autobiografia favolosa. E quindi, ecco, stiamo parlando di persone che venivano da diversi background. È chiaro che poi le strade sono state diverse. Un'altra cosa, la lotta tra il bene e il male. Questo un po' sembra il leitmotiv della sua opera letteraria, Sì. ma anche il discorso della trilogia con questa visione distopica, bisogna definirla in un certo senso Sì, distopica, ma ecco, profetica, come hai detto tu, decisamente più profetica purtroppo che purtroppo profetica. sì, purtroppo sì. Perché i presupposti del fatto che questa profezia potesse avverarsi si erano già manifestati nel modernismo. Nasce anche dallo spirito del tempo in cui vengono scritti, cioè gli anni 40, dove ci sono questi totalitarismi proprio al massimo della loro espressione, no? Abbiamo sì, il nazismo, il fascismo, ma anche lo stalinismo. Quindi Certo. c'è proprio un clima che induce a immaginare un futuro ancora peggiore di quello che si stava delineando. Sì, però per dire questa orribile forza di Lewis, a differenza, per esempio, di Orwell 1984, scritto nel 48, a differenza di Brave New World, scritto nel 32, qui siamo nel 45. Lui ha l'intenzione, ha l'intuizione dell'aspetto del male, dell'aspetto dell'infero, del satanico, che Orwell decisamente non siamo una figura che non ha quel background religioso, è tutt'altro tipo, ha un background di tipo politico, di attivista politico e altro. Huxley nel suo romanzo qualcosa traspare, ma non ci siamo. Lui ha avuto un'intuizione forte su quello che saranno appunto gli ultimi tempi, è una lotta appunto delle forze del bene e quelle del male. Poi la difficoltà sarà appunto nell'identificare la parte giusta, che oggi sembra che sia molto facile anche a livello di geopolitica andare a fare dei ragionamenti. Attenzione, attenzione, perché non è così ovvio che
che il bene, per dire il cosiddetto bene, sia da una parte e il cosiddetto male sia dall'altra. Spesso si tratta di due mali più o meno mascherati. E la capacità è di non accettare l'out-out, ma tirar fuori et, okay? I latini dicevano all'out-out contrapponete l'et, cioè ti mettono davanti che vuoi questo o quest'altro, ma io vorrei qualcos'altro ancora. Gli ultimi tempi sono i tempi dell'inganno, quindi Bravissima. occhi aperti perché Persino i santi saranno ingannati. Ora, i esatto. santi, ora, noi, pensa a noi come ci girano come pedalini, si usa dire a Roma, insomma. Sì. Allora, due parole su qualche saggio, leggerò due o tre passi. Per esempio, c'è un bellissimo saggio, guarda caso il titolo, L'abolizione dell'uomo. Allora, questo saggio, scritto nel 43, parla dell'abolizione dell'uomo. Non è attualissimo anche questo. Oggi, in epoca di transumanesimo, l'abolizione, tant'è vero che era esaurito questo libro, infatti lo andai a fotocopiare in biblioteca quando ancora si poteva fotocopiare, adesso l'ha ristampato Jacabuc, quindi ha capito che è un titolo che va. Ebbene, leggo un passo per capire dove para il nostro buon Lewis. Ogni nuovo potere raggiunto dall'uomo è anche un potere sull'uomo. Ogni passo in avanti ci lascia al tempo stesso più deboli e più forti. In ogni vittoria, oltre a essere il generale in trionfo, l'uomo è anche il prigioniero che segue il carro trionfale. Lo stadio finale si raggiungerà quando l'uomo, attraverso l'eugenetica, il condizionamento prenatale e un'istruzione e una propaganda basate su una perfetta psicologia applicata, avrà raggiunto il pieno controllo su se stesso. Quindi si parla di eugenetica, si parla di condizionamento prenatale, Huxley, mondo nuovo, l'istruzione, psicologia applicata, tutto quello che sta succedendo oggi, è l'abolizione dell'uomo, è questo progetto che fa parte appunto di quell'idea maligna. Nel 52 scrive un saggio che si intitola Il cristianesimo così com'è. Cerca di riconciliare un pochino anche le varie differenze, soprattutto tra cattolicesimo e anglicanesimo. Lui era in stretta contatto, detto anche le lettere che scrisse a Don Calabria in latino, e quindi ha un valore ecumenico questo scritto. Questo lo dico perché è un saggio importante, inutile. Vabbè, qui dice praticamente una cosa interessante. Il cristianesimo ha sempre detto che il diavolo è un angelo decaduto. Il male è un parassita, non un'entità originaria. Attenzione, questo tema è importante perché lo abbiamo visto già prima. Non è l'entità della verità assoluta, ma il male è un qualcosa di parassitario, ha un suo ambito, si nutre di qualcosa, è un'ombra di qualcosa, ok? Le facoltà che consentono al male di agire gli sono state date dal bene. Le facoltà che consentono al male di agire, quindi è il bene comunque che è a principio di tutto. Mi viene da pensare al passo del Padre Nostro che è stato modificato, era non ci indurre in tentazione, che è stato cambiato. Ha a che fare con questo discorso di cui stavamo leggendo. Quindi dice, aggiunge, la cattiveria non riesce ad essere cattiva allo stesso modo in cui la bontà è buona. È bellissimo questo passo. La cattiveria non potrà mai riuscire a essere cattiva allo stesso modo in cui la bontà è buona. Sono molto rassicuranti queste parole per chi le ascolta con l'orecchio ben predisposto. La bontà è per così dire se stessa. La cattiveria è solo una bontà stravolta, viziata. Quindi il male agisce sulla perversione di qualcosa di bene. Quindi il fatto che esista ci sta, è inutile dirlo, l'esistenza proprio lo mostra che è parte dell'esistere. Però sappiamo che il bene ultimo è altra cosa. Due parole anche sui quattro amori. Scritto un saggio sui quattro amori: l'affetto, l'amicizia, l'eros, la carità. Ecco i suoi quattro amori. È una pubblicazione del 60. Parla dell'eros e dice il marchio tipico dell'eros è che una volta in noi ci fa preferire l'infelicità insieme all'amata alla felicità in qualsiasi altra condizione.
Anche quando diventa chiaro, al di là di ogni possibile illusione, che il matrimonio con l'amata non potrà più in nessun caso renderci felici, quando l'unica prospettiva che si apre dinanzi a noi è l'accudire a un'invalida permanente, una povertà senza speranza, l'esilio, il disonore, l'eros non esita a dire sempre meglio che separarci. Certo, è forte questo di questi tempi di separazioni e divorzi fatti proprio ta-ta. Questo proprio è un qualcosa di che va ben al di là, e chiaramente ha dei presupposti di sacralità dell'unione, di sacralità dell'eros, che non possiamo mettere a confronto con altre realtà mondane, però insomma questo è quel che dice dell'amore Lewis. Poi due cosine, anzi solamente due citazioni sull'Ultima notte nel mondo, che è appunto quel saggio, che la raccolta di saggi che ho curato nel 2014 per Castelvecchi, e tra questi saggi raccolti c'è Vivere nell'epoca dell'atomica. Anche qui è un tema purtroppo che oggi sta tornando di moda. Qui dice: se saremo tutti spazzati via da una bomba atomica, che quella bomba ci trovi a fare cose ragionevoli: pregare, insegnare, leggere, ascoltare musica, fare il bagnetto ai propri figli, giocare a tennis, chiacchierare con amici al pub o fare una partita a freccette, non certo accalcati come pecore ossessionati dal pensiero dell'atomica. Di fronte all'atomica, oggi si dice preparate il bunker, scappate via di qua, andate di là, lui dice no, continuiamo la nostra vita fino alla fine, quello che sarà sarà, facciamo le cose normali, come diceva Tolkien, la normalità dell'Hobbit, la semplicità dell'Hobbit è poi quello che fa la differenza, sembra strano ma è così. E per concludere, l'ultima citazione proprio dal saggio che dà il titolo alla raccolta, L'ultima notte nel mondo, dice che la dottrina del secondo avvento è profondamente sconveniente al carattere del tutto evoluzionista e progressista del pensiero del mondo moderno. Ci è stato insegnato a pensare al mondo come a qualcosa che cresce lentamente verso una perfezione, qualcosa che progredisce ed evolve. L'apocalittica cristiana non ci offre tale speranza. Profetizza una fine improvvisa, violenta, imposta dall'esterno. La dottrina del secondo avvento ci insegna che non sappiamo, né potremo mai sapere, quando la commedia del mondo terminerà. Il separio potrebbe essere calato in qualsiasi momento, persino ora, mentre stiamo leggendo questo paragrafo. Quindi c'è questa visione apocalittica, dell'apocalittica cristiana, che è tutt'altro che il progredire, che il passaggio. Quindi ci dobbiamo aspettare di tutto in questa epoca, ma non vogliamo fare i pessimisti, insomma. Si tratta di saper affrontare i tempi con la giusta lucidità, che è la cosa più importante. No, e poi c'è anche un grande messaggio di predisposizione ad accoglienza del bene e di rifiuto del male. Certo. Non in senso manicheo, ma proprio chiaro. Analizzando la profondità di entrambi i concetti, l'inganno del male e l'origine, che tutto origina dal bene. Quindi anche un messaggio di grande speranza, di grande... Ma come no? Tutt'altro che, ecco, le visioni di Orwell, le visioni di Huxley sono visioni pessimistiche, ecco, bravo, depressive. Ben altro lì, certo. Assomigliano un po' al muro nero che si immagina durante le crisi depressive, il non avere nessuna via di uscita, i prolet che non potranno mai uscire dalla loro condizione, no? Di Orwell. E questo mondo nuovo di Huxley dove soltanto dei privilegiati potranno sopravvivere e avere una vita degna. Qui invece è un messaggio molto più profondo. Per parlare di secondo avvento si capisce poi come va a finire il ritorno di Cristo, insomma, qualcosa di positivo sicuramente. Adesso la cosa che c'entra poco, però c'è quel bellissimo brano dei Genesis, è il racconto dell'Apocalisse, infatti. Sì.
tutti. C'è anche una versione molto bella fatta con immagini, sì, qui su YouTube, ho avuto modo di vederla anch'io, è piaciuta molto. Beh, ma d'altronde c'era Peter Gabriel che di questi temi ne capiva, e era lui che scriveva i testi di queste cose. E quel brano lì poi ha una storia strana, pare che loro fossero ospiti in questa villa e la moglie di Gabriel ebbe una specie di visione, una semipossessione, dove sì, c'è tutta una storia molto... molto particolare, dalla quale poi nacque questo brano lunghissimo, ma bello, anche molto emozionante. Proprio perché poi alla fine c'è questa si passa dal male, dall'inganno, eccetera, però poi alla fine c'è questa nuova Gerusalemme che viene evocata. Celeste. Bene, bene. Vedi, siamo andati a finire i Genesis, al rock progressive degli anni, che poi ci hai fatto anche una puntata, non so se con Fabbroni, no, non era il progressive, sì, era il progressive con Fabbroni, avete fatto una puntata qui, mi pare. Abbiamo parlato parlando di un libro che trattava di legami tra alcuni personaggi del rock e ambienti militari. Ah, esatto, sì, allora mi sbaglio. No, bisognerebbe fare qualcosa sui testi di questi autori, anche gli Yes, un altro gruppo molto che ha toccato temi che hanno a che fare con la conoscenza, spiritualità, chi più o meno in maniera sincretistica, vabbè, però comunque l'afflato, la ricerca c'era, e questa va riconosciuto, insomma, quantomeno. Sì, progressive, grandissimo genere, che ha avuto anche degli ottimi autori italiani. Ma andiamo fuori tema, mi stai stuzzicando su un argomento che io qua ti faccio da telecamera tutti i dischi che c'ho, il banco del mutuo soccorso e tutta sta roba, per dire. Prego, ho captato quello che c'era dietro. Bene. Con il professor Ciampi abbiamo conosciuto chi lo conosceva già, chi non lo conosceva ha avuto modo di conoscerlo, questo autore britannico di nascita irlandese, Clive Staples Lewis, e speriamo di avervi appunto invitato a riscoprirlo, a andare a cercare questa sua visione del mondo molto interessante e molto anche adatta a questi tempi, con questa fede in una rinascita, un'uscita da questa situazione terribile che ci mette alla prova, però è dovuta, perché è una prova anche, anche questa provvidenziale, sì, quanto possa far poco piacere, però ci sta. Ci sta. Bene, grazie a Edoardo Ciampi e arrivederci alla prossima occasione di approfondimento. Arrivederci a tutti.